È il momento di festa per la Dieseltecnica di Sala Consilina nella stupenda location della concessionaria, main sponsor della società di basket. Si festeggia la promozione al campionato nazionale di Serie B. Tantissima la gente, tante le autorità e soprattutto il roster al completo con lo staff tecnico. Tutti pronti a festeggiare questa meravigliosa vittoria che tinge di bianco e azzurro il panorama cestistico nazionale. Ora, dopo qualche giorno di festa, subito al lavoro per allestire il nuovo roster degno di poter competere ai massimi livelli nazionali. È stato più bello vincere il campionato in casa, festeggiarlo nel nostro campo, davanti ai nostri tifosi, nonostante la grande possibilità che abbiamo avuto in gara 4. Detto questo, è stato un gruppo che ha lavorato tantissimo, sotto tutti i profili, tecnici, fisici, tattici. Abbiamo iniziato il 26 agosto dell'anno scorso con un obiettivo chiaro. L'ho detto ai ragazzi il primo giorno in cui ci siamo incontrati, siamo qui per vincere e abbiamo vinto. Direttore, sarà un'estate calda, al di là delle temperature, sarà per te molto calda perché la Serie B è un campionato che ci impegnerà tanto. Sì, è una situazione molto motivante e stimolante. Anche l'anno scorso non siamo partiti con grandi favori, ma ci siamo rimboccati le maniche dal primo giorno. Sappiamo che questa è una nostra caratteristica che ormai è nel nostro DNA. Sale è un punto dove sempre più giocatori nel corso degli anni abbiamo visto tra chi si è rilanciato, chi è esploso, chi ha lavorato duro ed è migliorato tanto. Penso che sia come staff tecnico ma anche come ambiente, Sale è il posto giusto per mettersi in discussione. Questa sarà la base del lavoro da cui partiremo. Siamo contenti e felici di festeggiare, ma da lunedì testa bassa e lavorare. Chi è cittadino del Vallo di Diano, cittadino di Sala Consilina, deve essere orgoglioso, perché una squadra del genere, una squadra di basket dove nessuno sapeva forse l'esistenza, perché si pensavano ad altri sport, ha fatto un miracolo. E quello che fa lo sport non lo fa nessuno. Siamo arrivati in Serie B, resterà nella storia, resteremo nella storia. La nostra azienda ha sposato sempre questi valori e magicamente si sono trovati. Sono orgogliosissimo di come è andata la squadra, dell'imprinting che ha dato anche l'allenatore e spero di fare grandi cose. Ecco, orgogliosissimo di Sala ed essere cittadino di Sala Consilina e di tutta la squadra e di aver appoggiato questo progetto dall'inizio.